Ma guarda, era un'idea che ci passava per la testa. Sicuramente gli short sono una buona idea per far capire ai nostri seguaci se può avere senso oppure no. Andrea, non farti distrarre da Instagram, dove ovviamente stai cercando di crescere e diventare il più famoso influencer della corsa. Ti volevo chiedere, sei troppo distratto? No, ti stavo sentendo e stavo pensando se dopo questa musica qua entrava dentro nel video. Se entra la musica nel video è un casino, Mi però spezzi non, nessun le problema, dai. Ascolta, no, ti volevo chiedere, ci hanno chiesto come effettuare la rotazione, soprattutto quali rotazioni fare. Questo è un video introduttivo che spiega fondamentalmente dal tuo punto di vista che cos'è la rotazione e poi dopo raccontaci anche a cosa serve. Allora, la rotazione di solito nel basket è o difensiva o quando facciamo un attacco si va a rimpiazzare. Comunque, non credo che sia quella a cui ti riferivi. Rotazione è un mondo un po' ampio perché abbiamo, secondo me, una rotazione fondamentale sia sulle scarpe da lento, perché io e te, vabbè, noi abbiamo ormai la fortuna di avere, la fortuna mica tanto, io ho la fortuna di avere te che vi trovi le scarpe. E tu ti senti il dovere di trovarmi le scarpe e di prenderle anche per te. Abbiamo tutte le scarpe da una rotazione di scarpe da lento e abbiamo una rotazione invece su scarpa da lento, scarpa per lavori medio-veloci e scarpe per lavori veloci e gara. Perché effettueresti una rotazione? Perché effettuo una rotazione sulle scarpe da lento? La facciamo perché dobbiamo abituare il piede ad avere scarpe diverse, dobbiamo abituare il piede a non fossilizzarsi su una scarpa, dobbiamo, lì è una questione di comfort, avere una scarpa nuova, una scarpa ormai che stiamo portando a fine vita, mentre sulla rotazione sulle scarpe per le varie velocità, semplicemente perché una determinata scarpa nasce per un compito specifico, quindi magari di protezione, e una scarpa invece è per un altro bisogno specifico che magari sarebbe quella di poter spingere al massimo delle nostre potenzialità. Dicono che spieghi molto bene. Comunque, secondo me, Andrea, una delle questioni interessanti è per chi avesse e corresse soltanto 3 volte a settimana, cosa considereste a livello di rotazione? Tre giorni alla settimana, quindi potrebbero essere due lavori un lento o un lavoro e due lenti, di cui immagino che i lavori saranno, spero, sempre o lunghi o variazioni o progressivi. In quel caso abbiamo due scelte, o prendere una scarpa o la round, tipo mi vengono in mente le Pegasus, che ultimamente ci hanno non entusiasmato così tanto, o una scarpa come la Rincon, o per atleti un pochino più leggeri una scarpa come la Nova Blast. Oppure di comprare una scarpa specifica per le corse lente e una scarpa specifica per i lavoretti un pochino più veloci. Invece, se la persona facesse 5 allenamenti a settimana, come imposteresti la rotazione? Ecco, questa qua potrebbe essere già, o facciamo come prima, quindi la seconda opzione, quindi avere una scarpa da lento, una scarpa per lavori un pochino più veloci, oppure possiamo in questo caso toglierci lo sfizio di prendere una scarpa per lavori ancora più veloci, quindi per ripetute brevi o gare, e avere una scarpa da lento e la scarpa da lavori da come il medio, i fartlek o ripetute lunghe. In quali condizioni, decidi quali scarpe utilizzare e quando cambiarle? Allora, io per fondi lenti, riscaldamenti, utilizzerei sempre la scarpa da lento. Per lavori come i lunghi, potrei azzardare la scarpa, quella intermedia, diciamo. Quella intermedia la utilizzerei sui fartlek, la utilizzerei come ho detto prima sui progressivi, sulle ripetute lunghe, tipo i 3000 per dire, o quelle, le variazioni di ritmo, quindi ripetute lunghe con recuperativi, e utilizzerei le scarpe da gara per lavori sotto dai 1000 in giù oppure per le gare. E invece per chi dovesse correre o volesse correre 7 volte a settimana o 10 volte a settimana, cosa consigli? Ecco, su di loro consiglio la rotazione di scarpa lenta, media e veloce e avere in più almeno una scarpa da lento sicuramente, in più. Magari le due scarpe da lento, una potrebbe essere una davvero tanto tanto protettiva, una come se fosse la Rider o la Rincon, che posso usare sia per fare i lenti un pochino più corti oppure le variazioni di ritmo, una scarpa per i medi come una Zoomfly 4 per dire che è appena uscita,
e una scarpa come la Vapor Next per fare i lavori velocissimi o le gare. In quali condizioni suggeriresti a una persona che ci sta ascoltando di utilizzare per le gare una scarpa con fibra di carbonio? È una domanda un po' strana, perché il problema non è proprio la scarpa con la fibra di carbonio adesso le hanno fatte davvero altissime. Diciamo che lo stack, che stack, come si chiama? Stack che ci dà, che ci favorisce, quindi anche un atleta che non è un peso piuma potrebbe trovarne beneficio, perché mi viene in mente la Next, che è una scarpa comunque con tanta schiuma, anche per un atleta abbastanza pesante riesce a favorirlo, perché la scarpa è leggera, ha comunque una micro spinta data dal carbonio, perché comunque immagino che sopra gli 80 kg, 85 kg non si riesca a correre proprio di avampiede spinto. O mi viene in mente addirittura la Carbon X, che è una scarpa comunque da pesi o da gare lunghissime come le Ultra o da persone che pesano più di 70 kg. Le utilizzeresti anche per queste ripetute sotto i 1000? Ma fondamentalmente sì, perché comunque sono delle scarpe super reattive. C'è una grossissima differenza, per chi le ha provate e lo sa, tra una scarpa con carbonio e senza. Mi viene in mente la Mach 4, che è praticamente la copia della Carbon X senza la fibra di carbonio, e c'è una differenza, credo, tra le due scarpe importante. Adesso non te la so quantificare perché so di pestare una merda grande quanto una casa, questa non tagliarla, però secondo me anche abbastanza. Cioè, io le ripetute sotto i 3 al chilometro sui 3000 con le Carbon X le riuscirei a fare, con le Mach 4 ti dico già che non ce la farei. Invece, per quanto riguarda la rotazione, suggeriresti una rotazione monomarca o plurimarca? Io non so se su questo sarei d'accordo con me. Della marca me ne frega poco, lo sai. Mi piacciono le sensazioni che mi restituiscono le scarpe. Per dire, una marca come Topo, che nessuno prenderebbe, perché questo io non lo so, non ho ancora preso piede nel mercato, ma io tipo con le Phantom che sto usando adesso, che abbiamo testato, la terrei sempre nella rotazione delle mie scarpe da corse lente. L'altra scarpa di corse lente, per andare fuori, per vedere, per farti capire che non sono monomarca, andrei con le Clifton. Per fare i lavori mi sono piaciute tanto le Rincon, quelli medi veloci. Per quelli dal medio in giù sto usando le Carbon X, scusami, le Rocket X, mentre per le gare sto usando le Next. Quindi praticamente sono passato da Topo a Oka a Nike. Non vado monomarca, perché a parte che Nike non mi fa impazzire per il mio modo di correre la Zoomfly, quindi l'ho scartata un pochino, ce l'ho ma non la uso così tanto. E la scarpa da lento, sì, ho la Nike, la Pegasus, e c'era la Invincible che era super, però mi manca la scarpa di mezzo, diciamo, quindi non riuscirei a fare il monomarca perfetto con Nike. Con Oka invece riuscirò a farlo, secondo me. Ah, tra l'altro, Andrea, nei prossimi giorni, come sai, faremo 10 video che raccontano la rotazione, ma saranno degli YouTube short, la rotazione delle scarpe per marca, dei vari modelli, e quindi cerchiamo di capire se poi siete interessati e se i video raggiungeranno le famose 5000 views, questi short raggiungeranno le famose 5000 views, faremo di quei video anche una versione completa. Guarda, era un'idea che ci passava per la testa. Sicuramente gli short sono una buona idea per far capire ai nostri seguaci se può avere senso oppure no, anche perché così faremo riscoprire a chi se l'è perse le varie scarpe, e soprattutto non ci scrivono più tramite messaggi su Instagram, WhatsApp o Facebook per chiederci le scarpe, ma gli diamo già noi l'idea delle rotazioni. Ah, in effetti io ne ricevo una tonnellata, immagino anche tu, quindi secondo me questo è un servizio che vi offriamo, speriamo che sia gradito. Penso che nelle prossime 2 settimane faremo queste 10 rotazioni. Andrea, grazie mille, stay strong, keep running, e ci vediamo alla prossima. Ciao, stavo facendo il pistola.